by Camillo ha invitato i suoi clienti ad un pranzo speciale presso il ristorante stellato Metro di San Salvo Marina dello chef Nicola Fossaceca, durante il quale sono state illustrate e degustate le caratteristiche delle miscele speciali di un'azienda che si sta facendo strada nel settore della torrefazione. Sono Paola Cardellini, sono socia titolare insieme ad altre due persone della Coffee Company, società cooperativa che si occupa di decaffeinato e di caffè in generale. Volevo parlarvi dell'avventura che abbiamo vissuto e che è iniziata circa 25 anni fa e che ci ha portato a creare un prodotto che è un po' il nostro gioiello, che è il Dex. Il Dex è un decaffeinato che viene fuori da una miscela abbastanza pregiata, di qualità medio-alta, più alta che medio, e con 5 arabiche, con 4 robuste, tra cui l'Honduras e l'India. E diciamo che questa avventura è nata per un'esigenza personale, un'esigenza che avevo soprattutto io, che non potevo più bere caffè e per cui ero alla ricerca disperata già da 25 anni fa di un decaffeinato che comunque mi desse così l'idea di bere un caffè. E questo spesso non succedeva. Girando l'Italia, perché abbiamo fatto gli agenti di commercio per varie aziende in tutta Italia, mi capitava di dare addirittura dei voti ai decaffeinati vari presi nelle zone visitate. E da lì però questa qui è diventata una passione, è diventata una ricerca, uno studio. Abbiamo cominciato a capire quali fossero le aziende che spendevano il loro tempo nella ricerca di un decaffeinato buono, di un buon decaffeinato. Ed erano poche, ed erano veramente poche. Per cui piano piano, visitando tante torrefazioni, ci è venuta fuori l'idea di creare, perché no, un prodotto nostro. L'abbiamo anche brevettato. Siamo sicuri oggi, dopo 25 anni, di avere un prodotto qualitativamente alto. Il nostro primo sponsor è stato molto simpatico, perché diceva: se ti lascia il dubbio vuol dire che è davvero buono. Io sono Ramundi Camillo, sono un socio della Coffee Company, dove in questo caso ci occupiamo esclusivamente della distribuzione di caffè, che reputiamo un prodotto veramente alto a livello qualitativo. Oltre a fornire un buon prodotto, la nostra forza principale per ogni cliente è stare vicino al cliente. Cosa vuol dire stare vicino? Vuol dire che quando si rompe una macchina, si rompe qualcosa, noi siamo di pronto intervento, pronti a far ripartire qualsiasi macchinario. Una buona macchina, per fare un buon caffè, prima di tutto deve avere una buona manutenzione. Per avere una buona manutenzione bisogna tutti i giorni fare una buona pulizia. Fatta una buona pulizia, il giorno dopo la macchina può fare un buon caffè. Naturalmente il barman che sta dietro il bancone, la prima cosa che deve fare è controllare sempre la grammatura, la macinatura e le condizioni climatiche per effettuare un buon caffè. Poi, ancora per stare più vicino ai nostri clienti, un'altra cosa che cerchiamo di fare è di aggiornarli con dei corsi di aggiornamento, tipo far fare dei corsi di latte art, proporre dei caffè speciali particolari, dove i nostri clienti man mano si migliorano sempre di più o si perfezionano sempre di più. Buongiorno, sono Emanuele Ceri, proprietario dell'Hotel Milano, grande appassionato di caffè e soprattutto membro della SCAE, la Specialty Coffee Association of Europe. Praticamente oggi ci troviamo a gustare un espresso eccezionale ricavato da diverse miscele di caffè. Praticamente sviluppa delle proprietà sensoriali fuori dalla normalità, in quanto su un caffè dove troviamo un'ottima presenza di arabica, una pochissima presenza di robusta, svilupperemo un contenuto in tazza dove andremo a trovare delle proprietà sia a base di cioccolato sia a base di agrumi. Questo lo renderà molto molto avvolgente, svilupperà una crema che è
eccezionale, circa un mezzo centimetro di crema di espresso totale, e ci aiuterà praticamente a capire la differenza tra un decaffeinato in grani e vari decaffeinati in busta già macinati e altri, e noi ne apprezzeremo proprio le qualità di questo espresso. Successivamente, quello che è importante che il Chicco sta facendo è quello di riuscire anche a formare le persone per rendere tutti capaci di tirar fuori un corretto espresso decaffeinato in tazza. Questo è possibile soprattutto grazie a una formazione continua dei propri baristi, dei baristi che vanno ad adoperare questa miscela. È importante la formazione per far capire alle singole persone quanta quantità di caffè mettere nel proprio espresso, e soprattutto, cosa più importante, è anche la pulizia delle macchine. Sono Alessandra Petti, sono una biologa nutrizionista. La tecnica utilizzata di decaffeinizzazione in questo caso è quella dell'anidride carbonica con vapore acqueo. L'ultimo step finale, che è quello dell'essiccazione del chicco. Il chicco verde deve essere a questo punto essiccato per eliminare tutta l'umidità residua. Il chicco ormai è stato privato della caffeina e viene analizzato per rispettare determinati criteri e determinati standard a livello di residui. Non si devono superare lo 0,1% di caffeina, non deve essere neppure superato l'11% di umidità, come anche i residui di solvente devono essere al di sotto dell'unità di misura quale parti per milione.